Nelle scuole salernitane proseguono le attività antidroga dei carabinieri, supportate da unità cinofile specializzate nella ricerca delle sostanze stupefacenti. Controlli spesso sollecitati dagli stessi dirigenti, attenti alla salute e al futuro della propria comunità scolastica. È il caso della preside dell'Istituto Alberghiero Ansel Kiss di Castelnuovo Cilento, Maria Masella. Non bisogna mettere la testa sotto la sabbia, dice. La scuola non può sottrarsi alle proprie responsabilità. I problemi vanno affrontati e, nel caso specifico, prevenuti. I carabinieri sono costantemente nel nostro istituto per controlli, ma anche per campagne di sensibilizzazione. E proprio venerdì scorso i carabinieri di Vallo della Lucania, del capitano Picchi, con l'ausilio del nucleo cinofili di Sarno, hanno passato al setaccio l'intero istituto ed hanno rinvenuto in un bagno maschile non utilizzato piccoli quantitativi di marijuana e un coltello impiegato per il taglio della sostanza stupefacente. Il materiale è stato posto sotto sequestro. Ora si cercano i responsabili. Mentre questa mattina all'Ansel Kiss i carabinieri hanno preso la parola nel convegno contro la criminalità organizzata, che ha visto protagonista una delle attrici della fiction Mare Fuori, Pia Lanciotti, nella serie televisiva Donna Wanda di Salvo, che ha spiegato ai ragazzi quanto è difficile uscire da una rete malavitosa. Lanciotti, insieme agli altri relatori, il dirigente scolastico, il direttore del carcere di Vallo della Lucania, Caterina Sergio, e il sindaco di Castelnuovo, La Maida, hanno anche richiamato l'attenzione della giovane platea su bullismo, violenze e segregazione. L'unica arma per contrastarli, è stato detto, sono il riscatto, il perdono e l'amore.